Gemma, io vorrei tornare con te a un giorno di tanto tempo fa, quando tu avevi 25 anni, eri mamma di due bambini e aspettavi il terzo, e quindi eri felice, avevi tutto il futuro davanti. Una mattina ti vennero a dire che il tuo futuro era spezzato, avevano ucciso tuo marito, il commissario Luigi Calabresi. Immagino che cosa tu possa aver provato in quel momento. Eppure, tutta Italia il giorno dopo rimase a bocca aperta leggendo sul Corriere della Sera il tuo necrologio. Tu pensavi agli assassini e diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quel necrologio me lo suggerì mamma, forse io in quel momento non sarei riuscita. Pensammo di spezzare tutto quell'odio e quella rabbia e quella violenza con una frase di amore e di speranza. Passava il tempo e io come cristiana sapevo che dovevo perdonare. Ma il perdono è un cammino molto lungo, molto difficile. A volte pensi di essere arrivata al traguardo, poi basta una frase, un filmato, un articolo di giornale e scivoli indietro, ti prende la rabbia e devi ricominciare da capo. Un giorno mi sono detta: hai scritto quel necrologio, l'hai firmato. È giunto il momento di farlo tuo. Allora ho pensato, ma perché Gesù sulla croce, Gesù che era figlio di Dio, Dio stesso, perché non ha perdonato i suoi assassini? Vi perdono perché non vi rendete conto di quello che state facendo. Io mi sono data questa spiegazione, perché Gesù in quel momento era anche uomo. E come uomo si rendeva conto quanto sarebbe stato difficile per noi uomini perdonare nel momento dell'abbandono, del dolore fisico, del dolore spirituale, nel momento del tradimento, della solitudine. E quindi ho pensato, ci indica questa strada di chiedere a Dio di farlo Lui al posto nostro, lasciando a noi il tempo del cammino. Ecco, da quel momento io ho cominciato a camminare con più serenità, con la consapevolezza che non ero sola e che Dio aveva già perdonato per me. Oggi qualche volta sono riuscita anche a pregare per gli assassini di mio marito. Penso che li avrò perdonati veramente quando riuscirò a portarli con me nell'Eucaristia. Diciamo che sei partita con tutte le buone intenzioni, ma poi c'è la quotidianità, ci sono i giorni in cui ci si sente sola, ci sono i bambini che ti chiedono: ma dov'è il papà? Cos'è successo al papà? Ci sono episodi, un articolo di giornale, qualche cosa che ti ricorda quello che è successo e diventa più difficile perdonare. Come hai fatto per tanti anni nella quotidianità a educare i tuoi figli ad avere fiducia nel futuro e a non provare rancore? Ma Michele, per risponderti devo fare un passo indietro a quella mattina del 17 maggio, quando uccisero Gigi. La casa si riempiva di gente, tutti tergiversavano
chi diceva è ferito una spalla, chi lo stanno operando. Ad un certo punto io presi il mio parroco per le spalle, me lo vedo ancora davanti, pallidissimo, e gli dissi: Don Sandro, dimmi la verità. E Don Sandro, con solo il movimento delle labbra, senza emettere alcun suono, disse: è morto. Io in quel momento mi accasciai sul divano con un dolore che è indescrivibile, con un totale smarrimento. Mi sentivo svuotata di tutto. Ma mentre ero lì, ebbi la netta sensazione che qualcuno stesse venendo in mio aiuto. Sentivo piano piano una inaspettata e assurda pace interiore. Sentivo un'immensa forza. Sentivo che Dio era venuto in mio aiuto. Ecco, io in quel momento ho ricevuto il dono della fede da Dio. Ne sono certa. La fede, io ero una credente, ma più per imitare i genitori, per tradizione familiare. Da quel momento la fede diventa una mia scelta. L'ho ricevuta in dono. La fede non ti toglie il dolore, ma la riempie di significati. Ti dà forza, ti dà speranza, non ti fa sentire sola. Ecco perché da subito ho scelto di educare i miei figli alla gioia per la vita. Ho voluto educarli non nella cultura dell'odio e del rancore, perché l'odio e il rancore ti divorano tutto. Non ti fanno più vedere tutto quello che devi ancora scoprire nella tua vita, tutto quello che ti riserva la vita. L'odio e il rancore sarebbero stati per noi una tragedia in più. Tanti anni dopo hanno arrestato 4 persone accusate dell'omicidio di Luigi. Volevo chiederti, durante il processo, che cosa pensavi? Ma posso solo dirti che quegli anni sono stati per la mia famiglia un vero calvario. Ma ricordo nitidamente le preghiere che recitavo la notte perché non venissero condannati degli innocenti. Ti chiedo un'ultimissima e veloce cosa. Che cos'è che dà veramente la pace in queste situazioni? Devo dire che la giustizia, per chi ha ricevuto un grave torto, è molto importante, è terrena. Noi più che la giustizia cercavamo la verità per poter capire. Certo, vorrei dire che il carcere degli altri non deve essere l'unica soddisfazione, l'unica rivalsa della tua vita futura. Altrimenti non riesci più a costruire niente, sei prigioniero, non sei libero. Ma a me la forza l'hanno data gli altri, la mia famiglia, ma poi tutti voi. Le persone che incontravo in metropolitana, per la strada, al supermercato, che mi davano solidarietà, che mi davano una carezza, che mi dicevano la pensiamo, la seguiamo, preghiamo per lei. Ecco, io ho scoperto la comunione tra persone attraverso la preghiera. Ho capito il significato di quando Gesù dice: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Gesù sa già tutto, ma vuole che siamo noi a chiedere per gli altri.
Ecco, io ho capito che vuole questa fratellanza. Ecco, per me gli altri sono la più grande ricchezza che noi abbiamo. E quando mi chiedono come ce l'hai fatta, io dico ce l'abbiamo fatta, perché da sola non sarei riuscita. E la pace mi viene da quella fede che Dio mi ha regalato in quel momento e che continua a regalarmi ogni giorno.